in rappresentanza abbiamo stenografato, siamo un po' in centro. Me ne vado. Ti prendi? Sì. Un santa pace. Va bene. Allora, benvenuti a tutti e a tutte qui oggi per la presentazione di questo libro. Ringraziamo Fabio e la casa editrice per tutti quelli che hanno collaborato a organizzare questo incontro. Una giornata così importante per la comunità LGBT, la giornata contro l'omofobia e la transfobia. Loro sono un po' più intellettuali di me, ci hanno visto Platone, le cose. A me mi sembrava di essere in un mondo strano, ho detto va, lo Shangri-La, sono arrivata e non esco più. Arrivo alla fine e ricomincio a leggerlo al contrario e poi ricomincio perché è pieno di cose. Allora, intanto è molto divertente, cioè io l'ho letto ogni 5, 6, 7 minuti e risatone. Lui che conosce il mio compagno Walter mi dice, ma che te ridi? Dico, guarda, non te le costa, senti Fabio che ha scritto, e ridevamo insieme, e poi andava avanti. Ci ho messo pochissimo a leggerlo, perché molto, è scritto anche molto bene, molto veloce, eccetera. Però poi dopo averlo letto, aver fatto tutte queste grasse risate su tutte le sciocchezze, le stupidaggini, le dracme, piuttosto queste cose qui, e non vi dico altro, poi voi lo leggerete e capirete perché è così divertente. In realtà lascia anche molto riflettere, perché naturalmente poi c'è una postilla che io inviterei a leggere prima del libro. Molti lo dicono. Perché quella roba lì è una roba che ti fa capire perché il libro nasce così, perché sembra che tu l'abbia scritto adesso, invece probabilmente questi pensieri, queste cose ce le avevi perché era, appunto, poi lo spiega, insomma. Leggetevi prima, chi leggerà il libro, leggete prima la cosa alla fine, la postilla. Da lì capite veramente come è nato, come è stato costruito questo libro, perché è pieno di sciocchezze gay, di drag queen, di cose eccetera, però in realtà dietro c'è molto di più, c'è il messaggio che una società, solo se è molto inclusiva, può essere una società migliore per tutti. E quindi il fatto che ci siano poi, appunto, che se non sei, che c'è quello che ti dice noi minocchetti, ti commette se non te restiamo, che è una cosa no paradossale, invece ha... in quel contesto ha un senso, perché non è il Pinocchietto che è preso di per sé, il Pinocchietto, voglio dire, è una cosetta così. Secondo me il valore di questo libro sta proprio qui, che con molta leggerezza, con molto divertimento e poi con dei temi a noi, cioè voi leggerete e farete come ho fatto io, che leggete una cosa e vi mettete a ridere perché dice guarda questo che si è inventato, però d'altronde c'ha ragione, perché ne dico due. Uno che va ad Atene, a un certo punto il corteo sfila vicino e poi si danno appuntamento in piazza Mena, ti viene da ridere perché non è impensabile, tutti i posti sono icone gay o simili o comunque di questa roba, per cui quando tu leggi dici vabbè ma questa è una pazza che l'ha scritto, infatti è una pazza veramente, diciamo c'è la pazza, una pazza. Però il libro, vi ripeto, il libro che fa riflettere perché fa... È una cosa, è al contrario, cioè è proprio al contrario, e quindi capisci che certe cose che per noi sono molto naturali, noi siamo tutte mezze croce, disperate, disgraziate che fanno tutte queste cose, eccetera, e invece in mezzo a tutto quel divertimento, a tutte quelle cose lì, ci stanno un sacco di cose che invece che io vi invito a leggere non una ma più volte, perché nel libro ci sono dei contenuti che sono dei contenuti invece che ci... che sono importanti da leggere e da capire, oltre il divertismo, insomma. Quindi il mio invito è non vi truccate come me, però leggete come la cella di gestire il libro, che vi divertirete sicuramente. Grazie. E poi, insomma, diciamo che noi siamo delle ragazze molto premie, non si differenza, ecco. Quindi, leggete, che vi fa bene al cuore e pure al cervello. Pur essendo un romanzo distopico, è proprio Fabio che lo dice e ha ragione, perché è meritato il termine distopico. Distopico vuol dire praticamente l'utopia è una cosa che tutti auspicheremo arrivare a fare, no? Cioè l'utopia di un mondo migliore, certo. Distopico è il contrario, ovvero un possibile mondo parallelo, una possibile trasformazione del mondo in questo caso, ma che io non auspico, nel senso che è una cosa che potrebbe succedere, è verosimile, ma che io non mi auguro che accada, perché non vorrei mai vivere in un paese solo di gay, lesbiche, trans, sarebbe un litigio continuo, ma è per, come diceva
la Carl, proprio per smontare i luoghi comuni, gli stereotipi, i cliché. Ho fatto diventare la maggioranza minoranza e la minoranza maggioranza, e questo serve per chi è soprattutto in questo caso diventato minoranza, ma nella realtà è maggioranza, capire che cosa prova uno che è sempre minoranza. Nel libro è la società, in qualche modo, dal basso a cambiare le leggi, perché in qualche modo sono quegli imprenditori, possiamo dire. Ma spieghiamo come va. Sì. La storia del libro è questa: la Grecia esce dall'Europa per un fallimento, quello che speriamo non accada, ma purtroppo va in quella direzione. Esce dall'euro, esce dall'Europa, grande esodo di tutti i greci che se ne vanno in giro per il mondo a cercare fortuna. Quei pochi che rimangono vengono raggiunti da una serie di imprenditori gay che piano piano ricomprano pacificamente tutto quello che c'è da comprare, per cui alberghi, industrie, ristoranti, eccetera, ricreando un'economia che è quella che viene chiamata la pink economy, che è florida, che funziona, e piano piano tutti i gay da tutto il mondo, lesbiche e trans, si ritrasferiscono in questo paese dove vengono fatte delle elezioni e un partito che si chiama Orgoglio prende l'80% dei voti, eleggono un presidente della Repubblica gay, un presidente del Consiglio gay, e ci sono poi tutta una serie di ministeri che sono chiaramente a immagine gay. Questo perché? Perché la pink economy, che in realtà esiste davvero ed è per quello che è distopico, nel senso che potrebbe succedere, ma non succederà. La pink economy è quella possibilità della comunità gay, lesbo e trans di spostare capitale. Faccio sempre un esempio: negli Stati Uniti la comunità gay sposta ogni anno 860 milioni di dollari. 860 milioni di dollari sono il PIL della Svezia, per cui è un paese, è la possibilità di spostare soldi. Tra i turisti americani che escono dagli Stati Uniti ogni anno, il 60% sono gay, lesbiche e trans, il 40% eterosessuali. Il che vuol dire che se un cretino come il sindaco di Venezia dice le cazzate che ha detto sulla teoria gender, eccetera, eccetera, se i gay americani si incazzano e lo stanno facendo, non portano più le navi da crociera gay a Venezia, è un danno economico enorme, perché l'omofobia è un danno economico. Se tu non porti i soldi, e chiaramente una crociera ha un indotto commerciale enorme, perché i ristoranti, gli alberghi, i souvenir, eccetera, questi mi dicono: ah, tu ci tratti così, noi ce ne andiamo, loro stanno cercando, e io lo so perché ormai presentando il libro in tutta Italia ho un po' la situazione sotto mano, stanno cercando di andare a Livorno, dove la comunità gay è ben accetta, o a Napoli, e stanno dando a Venezia un grosso smacco per colpa di un cretino omofobo. Per cui dove non arriva il cuore, a volte arriva il portafoglio. In che modo, secondo te, l'Italia si sta applicando per contrastare l'omofobia e quali azioni andrebbero intraprese, insomma? La ringrazio. Allora, innanzitutto io sono d'accordo con te che l'Italia è il paese delle occasioni perse, ma da sempre, per qualunque cosa. È un paese che, come si dice, no, l'elefante ha una grande forza, ma non lo sa, forse meglio, forse no. Io non sono tra quelli che è triste e incazzato per questa legge, io sono invece molto contento, non felice ma contento, nel senso che secondo me è un primo passo molto importante in un paese dove c'era un vuoto legislativo che faceva paura. E il vuoto legislativo vuol dire che non esisti, e se non esisti può essere fatto di te qualunque cosa. Adesso siamo un soggetto giuridico, il che vuol dire che prima di fare una qualunque cosa ti devono giustificare perché fanno quella cosa. È chiaramente un primo passo, e un primo passo in salita, nel senso c'è da fare le cose più importanti, le famiglie, il riconoscimento dei figli, l'adozione, bla bla bla, però è un primo passo importante. E il primo passo importante lo si è visto oggi, perché per la prima volta un Presidente della Repubblica ha citato la giornata mondiale contro l'omofobia, che non era mai stato fatto. Questo è anche un Presidente della Repubblica piuttosto democristiano, che è distantissimo da tutto questo mondo, ma evidentemente gli è stato consigliato in questo momento di considerare anche noi, che siamo diventati soggetto giuridico. È chiaro che c'è da fare tanto. La prima cosa che ci sarebbe da fare è una legge contro l'omofobia. Per esempio, abbiamo citato quello che è successo nei giorni scorsi. Ci fosse stata una legge contro l'omofobia, quello che è successo al Gay Center a Roma sarebbe stato denunciato e sarebbe andato in prigione. Perché? Perché sono entrate 10 persone in maniera violenta dentro questo Gay Center, minacciando Fabrizio, scusate, non mi ricordo. C'era solo lui, oltretutto.
Muso d'Ente. E l'hanno minacciato e adesso gli possono fare solo una denuncia per violazione di suolo pubblico o privato, proprietà privata, perché è considerata proprietà privata. Gli hanno rubato una bandiera, quindi furto di una bandiera, ma in un altro momento ci fosse una legge sarebbe invece andrebbe in prigione per questa cosa, o perlomeno verrebbe fatto il processo. Cambierebbe molto, è quello. E secondo me questa legge, molto anacquata, molto con una botta di qua, una botta di là, all'italiana, una cosa all'italiana, è meno peggio di quello che si pensa, perché anche in Francia, anche in Germania, la Stepchild Adoption è stata fatta dopo, non è stata fatta nello stesso momento. In Grecia addirittura, che è appunto un paese che ha veramente altri problemi. È una cosa importante, è un primo passo, lo so anch'io, mi rendo conto, sarà che io appunto, come dicevete, ho qualche anno in più di te, quindi ho un po' più di esperienza e capisco che in Italia le cose sono molto molto più lente, anche perché il rapporto alla famiglia in Italia è diverso che nel resto del mondo. Qui si considera ancora che la famiglia sia papà, mamma e due figli, cosa che ahimè difficilmente è così. Piano piano però sono d'accordo con te, le cose stanno cambiando. Io l'ho detto l'altro giorno in una trasmissione televisiva, un giorno, due settimane fa, un tassista mi ha detto: senta, mi spiega un po' che sta a succedere, che io non ci capisco niente. È un pazzo, un tassista che chiede a me che cosa sta succedendo, poi magari non era d'accordo con me, ma il fatto che me lo chieda è un passo avanti, è un grosso passo avanti. Per cui tutto quello che va in una direzione lenta, difficile, lo so, si vorrebbe tutti da domani sposarsi, avere figlia, non si può, si vive in Italia, ma io sono molto contento di vivere in Italia, non a caso ho scritto che è un romanzo distopico, perché io voglio vivere qui dove sono nato, dove ho i miei affetti, dove pago le tasse, dove voglio avere gli stessi diritti di un qualunque altro cittadino, a quello aspiro. Non so se ce la farò io, se ce la farei tu, con questa camicia orribile, ma spero che prima o poi qualcuno ce la faccia.